Allora andiamo avanti con il terzo vincitore delle targhe autore controcorrente, Francesco Petacco. Arriva Francesco e tutta la sua orchestra. Quanti siete? Oggi mi pare che più laboriosa la cosa, come mai? Come mai? Come mai? Che cosa è successo? Allora, Francesco arriva dalla provincia di La Spezia, io inizio a parlare un po' di lui, così intanto i ragazzi si danno da fare. E io sulla sua biografia, infatti, gli ho chiesto l'altro giorno, ho detto cosa preferisci che io dica. Non ci sono molti dati, no? Non ha voluto mettere molte, non so, date, eventi e cose. Però c'è stata una frase che mi è piaciuta, che lui dice: il mio abito è la musica, abito in essa. E questo secondo me è molto esplicativo della sua passione, del suo sentire la musica, di quello che per lui significa scrivere, esibirsi, scrivere, suonare, cantare. Allora, lui si è aggiudicato la targa autore controcorrente per la versione del brano Io per lei. Devo dire, adesso lo posso dire, forse è quella che io ho più apprezzato tra tutte le... Mi lancio in questo apprezzamento, sì, in questo giudizio, se posso. Sì, sì, è quella che forse sì mi è piaciuta di più tra tutti, quindi condivido con la giuria questa scelta. Francesco, quando puoi, sì, ci presenti anche i tuoi commilitoni. I miei compagni di merende, come esatto. Siamo? Allora, da sinistra questo bel ragazzo, Kim Rossi Stewart, Giacomo Spagnoli, un applauso. Francesco Zanetti alla batteria, Giovanni Coppedè al tastiere synth, e poi dopo salirà Chiara Galeotti alla seconda voce. Ok, sì, per adesso insomma ascoltiamo questo brano e chiudiamo, come dire, no, la sezione dei vincitori, l'ascolto dei vincitori delle targhe autore controcorrente con Io per lei, Francesco Petacco. Mastichi le nuvole e non rompi mai le scatole. Sai che mi piace
faccia da furbetta, con quel sorriso di plastica, mentre fai la ginnastica. Sei tu il mio destino, allora portami via. E io poi ho deciso di cambiare e smettere di rovinare sempre tutto per colpa della solitudine. Grazie.